Allora, siamo arrivati al porto di Anzio, dopo aver seguito da quello di Nettuno il percorso di queste imbarcazioni. Eccole, siamo all'interno del porto di Anzio per l'appunto, ci ha seguito anche la polizia per tutto il tempo, c'era anche la finanza, insomma, comunque eravamo in regola, quindi ci mancherebbe. E adesso stiamo facendo appunto l'ingresso nel porto tra un gabbiano e l'altro. Io invece volerò per il ritorno. Intanto controllo a Daniele che i gabbiani, perché qualcuno l'ha già puntato. Eccolo, vedi? Qualcuno diceva l'ha già puntato, lui è quello lì col drone. Insomma, deve essere un viaggio di ritorno piuttosto tranquillo e non solo quello. Se sentono comunque che stanno, insomma, in ogni caso questa è la manifestazione, una gondola sul terreno. Eccolo, mo sono diventato in tre, devi tornare. Io non ti vedo manco più perché stai basso, ok? Sono tanti, Daniele. Ritorna e buonanotte al secchio. Tanto le riprese le abbiamo fatte. Ti riprovo un attimo da qua, magari stando vicino. A noi ci hai ripreso, sì? Ce l'hai fatta da. No, facciamo dopo. Ok, quando siamo più Fai dopo tranquilli. te. Stando così bassi, non, cioè in mezzo alle barche non mi sta da problemi, cioè meglio non rompe. Che il gabbiano non Sì. rompe? Super professionali anche con il giubbotto di Eccolo. salvataggio. Mamma mia, ragazzi. Ok, perfetto, così almeno ce l'ho pure a vista. Piano piano. Comunque Questo è grosso. per esperienza vi dico che è molto adrenalinico un volo del genere, per noi un ambiente totalmente nuovo in tutti i sensi. Ormai ce l'abbiamo, Daniele, tutti sti cazzo di gabbiani. Occhio alla barca davanti a te, che c'è Diciamo che adesso volo proprio a vista. in tutti i sensi, pure quella dei gabbiani. Adesso stiamo effettivamente in casa loro, sempre più, vedi, senti il suono, come a dire, occhio, no, sta andando giù. No, qua è difficile che vanno picchiata, se stanno in barca. Se lo dici te, io mi fido. Vabbè, 4 quasi minuti di video, anzi 3 e 10, da Anzio tutto, linea allo studio.